apriamo la nuova edizione di Lettori in Fabula. Siamo molto contenti di poter inaugurare con voi, con le scuole Conversano, con lo scientifico e il scientifico San Benedetto. E siamo contenti perché penso che sia giusto partire da voi. E quando abbiamo immaginato il festival, il programma del festival, di che cosa ragionare, quali contenuti mettere, e abbiamo ragionato sul fatto che qualsiasi contenuto dovesse essere messo, dovesse essere oggetto di discussione, doveva essere qualcosa che doveva abbracciare quanto più possibile la nostra comunità. Ecco, il festival è un'esperienza nella quale rientra tutta una comunità, e la comunità è fatta da bambini, da giovani come voi, da adulti e da persone anziane. Il tema di quest'anno è incentrato sulla diseguaglianza. Diseguaglianza che non è soltanto una questione di ricchi e di poveri, ma è anche una questione di accesso al mercato del lavoro, ad esempio. È una questione che riguarda i divari tra le generazioni, è una questione che riguarda i rapporti tra i generi. Ci sono tante diseguaglianze, ci sono tanti divari. Abbiamo cercato di individuare delle parole chiave, qualcosa che potesse essere letto. E così abbiamo individuato per voi, soprattutto per voi dei studenti, questo percorso, questi tanti percorsi durante questi 3 giorni. A voi che siete dell'ultimo anno toccherà seguire un argomento forse che presto ve ne occuperete, quello del lavoro. E magari molti di voi continueranno a studiare, ma prima o poi arriverà questo momento, no? Che lavoro farò? Come affronterò questa scelta? E abbiamo individuato in questi 3 momenti 3 parole chiave, almeno riteniamo noi che siano delle parole chiave. Una è capitale sociale, ed è l'argomento di cui tratteremo oggi. L'altro è capitale umano. E infine il capitale che deriva dalla ricerca e dalla innovazione. L'Italia è uno dei paesi europei con il più basso indice di stima e di fiducia verso gli altri. Mentre Finlandia, Danimarca raggiungono cifre del 60%, l'Italia sta al 20%. Perché? Perché c'è questa scarsa fiducia? E perché la fiducia è collegabile al capitale sociale? Perché il capitale sociale si può, e loro poi lo spiegheranno meglio, molto molto meglio di me, il capitale sociale si può racchiudere in due elementi. Le virtù civiche, cioè il senso civico che ciascuno di noi ha nei confronti della collettività, e la capacità di cooperare. Forse una delle tante ricette, come non c'è soltanto una ricetta, per ridurre le diseguaglianze, per evitare che ci siano sempre più divari tra chi è ricco, tra chi è povero, tra chi ha la possibilità per tradizioni o per, tra virgolette, eredità, e quindi famiglie importanti che consentono ai figli di continuare, che sono avvocati, figli di avvocati, nipoti di avvocati, e via dicendo, dottori, ingegneri, e chi invece queste possibilità ha in meno. Allora forse una risposta può venire, ad esempio, dal mondo del lavoro, dalla cooperazione, dalla capacità di stare insieme, di relazionarsi, e quindi per stare insieme, per relazionarsi uno con l'altro, la fiducia. Oggi affronteranno questo tema due più esperti di loro,
è difficile trovarlo. Carmelo Rollo, che è il presidente di Lega Coop Puglia, e Piero Rossi, che è il presidente di Conf Cooperative Provincia Bari. Io vi auguro un bel festival e cedo la parola a Piero che fa le onori di casa e introduce la cosa. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Ovviamente mi consentirete quelle due o tre parole, diciamo, di cerimoniale con riferimento ai complimenti per questa organizzazione così importante, alla espressione di gratitudine per essere stato invitato e al piacere di incontrare un gruppo che proviene dalla scuola, negli ultimi anni immagino, no? Dedicato, diciamo, week to auguri, come si dice. E, intanto consentitemi anche la ruffianata di formulare gli auguri di buon onomastico a tutte le Marie, che immagino che siano anche anche per fare un po' di riscaldamento mentale, perché io non sarei convinto della sì, abbastanza perfetto. E adesso cerchiamo di affrontare l'argomento come si dice quando si cerca di essere diciamo pedagogici in maniera istituzionale, cioè partiamo dai concetti di base che hanno a che fare col profilo di definizione. In realtà Filippo Giannuzzi ha già parlato in maniera più che adeguata rispetto alla definizione di capitale sociale. Noi diremmo che il capitale sociale è quel complesso di beni tangibili, intangibili, beni materiali e immateriali che si costruiscono sul piano delle relazioni personali e interpersonali, ma anche organizzative, e che hanno a che fare con la relazione di fiducia, il sistema di affidamento. E in effetti quel difetto di fiducia che ha alla lunga procurato una sorta di dissolvimento di reti informali all'interno della nostra società è un po' ispirato, diciamo, a considerazioni di carattere antropologico, ma senza grossi scivolamenti nel biologismo, insomma, perché altrimenti tradiremmo una lettura sociologica approfondita del contesto, perché in realtà siamo anche un pochino vittime di una serie di luoghi comuni, con riferimento anche alla differenza tra nord e sud, perché poi il sistema cooperativistico, per esempio, registra nei fatti una migliore uscita dalla linea gotica in su, diciamo così, rispetto al territorio nazionale. La cooperazione, mi piace moltissimo il fatto che sia stata evocata in questo seminario con riferimento alla cooperazione più pura, non la cooperazione sociale, che mi spiegherò meglio, che non di cui. La cooperazione in effetti è uno strumento per agevolare l'ispessimento delle reti che danno vita al capitale sociale. Vedete, stiamo parlando di un sistema estremamente lineare delle paroloni. Succede che delle persone, quando decidono di convivere insieme, non decidono di convivere insieme, stanno in una società che è fatta di convivenza. Hanno delle regole e poi hanno un rapporto col sistema cosiddetto formale che è fatto di rispetto delle regole, di condivisione delle decisioni attraverso una democrazia più o meno partecipativa, più o meno diretta, più o meno rappresentativa, e della naturale spinta a far luogo alle esigenze della propria comunità sociale anche attraverso una partecipazione diretta. E questo è quello che qualcuno di voi avrà sentito ascriversi alla categoria della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, che è la storia dei movimenti di associazione libera o di libera associazione, anche quelli che hanno dato vita nel campo sociale al volontariato, ma anche in altri campi al volontariato, perché il volontariato non è soltanto quello sociale, anche quello civile, culturale, della protezione civile. E la cooperazione in realtà è la finalizzazione imprenditoriale della capacità di persone di mettere insieme, di badare anche alle proprie esigenze di carattere materiale.
In realtà il sistema di fiducia che dovrebbe essere l'humus su cui si costruisce il capitale sociale è una cosa che ha a che fare anche con le leggi economiche. Un economista del Settecento diceva: attenzione, noi possiamo normare tutto, studiare tutta la contrattualistica per regolare i rapporti commerciali, ma per quanto sia tutto stabilito nella legge, per quanto sia anche stabilito come poter ricorrere alla giustizia in caso di tradimento delle norme indicate in quel particolare settore produttivo, se una persona non si fida di quell'altra, o se la persona si fida di quell'altra in una transazione economica qualunque, la fiducia rimane tradita, non c'è legge che tenga. Se non c'è la materiale trasmissione di un bene che io compro, per cui faccio prima un versamento in anticipo, poi quell'altro mi mette in fresco i soldi perché non mi consegna quello che ho comprato, tu hai voglia di normarlo, è una relazione di fiducia che è andata a farsi benedire. Un filosofo del diritto, Capograssi, diceva che l'affidamento nell'altro è fatto in ogni momento della vita quotidiana, anche quando noi attraversiamo la strada sulle strisce. Noi facciamo affidamento, il pur che vedo una macchina non accelera, perché strisce tutto, non è che ci abbiamo una corazza, quello ci passiamo parallelia e noi in quel momento ci avvediamo tradito il nostro affidamento. Quindi tutta la relazione, tutte le relazioni comunitarie sono affidate al senso appunto di affidamento, di fiducia reciproca. Perché si è sfilacciata questa fiducia nel nostro mondo? Sapete che in realtà dal punto di vista della Costituzione, della società, dai tempi moderni in poi, dal processo di industrializzazione in poi, ha perso quella cifra di famiglia allargata patriarcale che in realtà in un sistema di contiguità faceva in maniera che nelle piccole realtà era particolarmente difficile che ci fossero delle strane completamente esterne al clan familiare. Si conviveva tutti insieme e in realtà la relazione di fiducia era anche determinata dai legami familiari molto più forti. Poi naturalmente la famiglia si parcellizza, le cosiddette reti informali si depauperano, nel frattempo c'è un progresso della capacità auto-organizzativa delle società di darsi delle regole e così sopravanzano i sistemi di reti cosiddette formali che mettono una pezza laddove invece retrocede, si ritrae la rete informale. E allora, a proposito di luoghi comuni, viviamo in caseggiate molto grandi, all'interno del quale non sappiamo nemmeno, magari più piccole qua conversando potrebbe non succedere, ma in cui in realtà magari non conosciamo neanche i nomi dei nostri vicini, il cosiddetto buongiorno e buonasera, può capitare tranquillamente in un condominio di 7 piani nel centro della città di Bari che una persona non prenda neanche contezza dell'esistenza di un proprio condominio per tutto il periodo di vita vissuta in quello stato. Può assolutamente capitare. Allora, è chiaro che il concetto di capitale sociale è una cosa che va abbastanza a morire per l'esenzione. Oggi devo dire che si moltiplicano nelle grandi metropoli attraverso un'intensa spesa sociale che ahimè se n'è andata molto ritraendo in questi anni le occasioni di centri di presenza sul quartiere che attivano queste reti informali che cercano di agevolare delle relazioni tra persone che ben potrebbero costituire ciascuno una risorsa per l'altro. Vedete, quando delle persone si mettono insieme, noi sappiamo che il pensiero bandiera della cooperazione è che si fa meglio impresa, si riesce meglio a creare delle opportunità redditive, lavorative, anche produttive, anche di presenza nei territori, a misura che si fa la famosa economia di scala, cioè ci si mette insieme perché ci si possa dotare di mezzi e di strumenti facendo la spesa una volta soltanto, mettendo a disposizione di chi si associa, e quindi il capitale sociale, in questo caso il capitale sociale versato, cioè una categoria che appartiene al diritto societario e al diritto commerciale, consente di avviare un certo start-up di impresa e di realizzare gli obiettivi di carattere economico. Quando noi andiamo avanti con la riflessione però sul mondo dell'impresa, ci rendiamo conto che forse nel tempo la funzione ontologica della cooperazione all'interno della società non può essere soltanto quella della promozione dell'impresa, in forma collettiva, in forma sociale, ma deve recuperare
un senso di impegno sociale all'interno del territorio. La ragione per cui la Costituzione italiana, l'articolo 45, eleva a centralità la cooperazione come unica forma di impresa citata dalla Costituzione come punto di riferimento che va incoraggiato, evidentemente non ha a che fare soltanto con un profilo di carattere economico, ha a che fare con un profilo di ruolo di carattere sociale. E noi forse questa cosa qua ce la stiamo dimenticando. Ci stiamo dimenticando che delle persone si mettono insieme non soltanto per produrre meglio, per produrre di più, per avere delle opportunità lavorative, ma si mettono insieme anche per giocare un ruolo un po' più organizzato anche sotto il profilo appunto della coesione sociale, dell'innalzamento dei livelli di funzionalità, del funzionamento del capitale sociale. Questa è una discussione che ci sta impegnando molto noi nel mondo della cooperazione, perché stiamo cominciando a discutere, si moltiplicano, stiamo tornando a discutere su questi aspetti, si moltiplicano le occasioni di riflessione, si fa massa critica all'interno del mondo della cooperazione, qualcuno saprà che le più importanti centrali cooperative, cooperative, Lega, GC hanno dato vita ad un'identità collettiva di livello successivo che è l'alleanza delle cooperative, stiamo tutti insieme a ragionare su questo, ma il ragionamento non ha a che fare soltanto sotto il profilo rivendicatorio e di tutela di categoria. Un'organizzazione di categoria, Confindustria, Confartigianato, Confcooperative, nasce per tutelare meglio gli appartenenti a quella categoria. E noi siamo tutti impegnati a stabilire che se l'articolo 45 della Costituzione dice che è centrale l'importanza dell'aggregazione in forma di cooperativa, allora tutto il corpus normativo successivo deve essere conseguenziale e coerente rispetto al mandato costituzionale, cioè ci devono essere delle cose che rendono sostanziale questa centralità, questa importanza, che comporta la facilitazione sotto il profilo fiscale, sotto il profilo del sostegno pubblico. E quindi noi siamo molto impegnati a richiamare il legislatore sul piano dell'autenticità dell'interpretazione della norma costituzionale, però ci stiamo interpellando anche sul ruolo sociale che la cooperazione deve avere. Nel 2012 si è celebrato l'anno internazionale della cooperazione, tutti quanti, quelli che appartengono al mondo della cooperativa, si sono sentiti investiti di una sorta di verbo di evangelizzazione, ci hanno spiegato quali sono le ragioni per cui conviene fare cooperazione. Ma ci stiamo anche interpellando su come la cooperazione è effettivamente autentica, su quali sono i sistemi di partecipazione democratica nei processi decisionali, su come la cooperazione possa rispondere alle esigenze della società in cui su cui territorio agisce quell'impresa economica, ma anche di come debbano interagire tra loro i soci cooperatori. Qua concludo. Se noi ci prendiamo in esame tutti i settori produttivi, i campi applicativi possibili della cooperazione, ci stanno tutti. La cooperazione funziona in agricoltura, perché dal punto di vista sociologico anche lì la parcellizzazione, soprattutto al sud, delle quote di superficie, di area, che nelle successioni dai genitori ai figli e poi ai nipoti sono sempre più rimpicciolite e che non hanno più capacità produttiva, impone una scelta di carattere naturale negativa, cioè la cooperazione ha sempre funzionato con dei conferitori del prodotto che conferiscono a loro stessi in forma organizzativa più ampia, cioè la cooperazione, il prodotto stesso per essere anche regolatori in qualche maniera, almeno compartecipi del controllo dei prezzi. Ma oggi diventa una necessità, perché se ciascuno ha un pezzetto di terra e non si mette con quell'altro, i costi fissi sono enormemente maggiori rispetto ai ricavi. E quindi si fa economia di scala comprando attrezzature, sistemi, metodi, affacciandosi alle opportunità anche che i piani regionali e i piani nazionali offrono. Ma la stessa cosa potremmo dire nella produzione del lavoro con riferimento all'attrezzatura e ai mezzi d'opera, la stessa cosa diciamo nella cooperazione sociale. Voi sapete che la cooperazione sociale è tale quando o eroga servizi di carattere sociosanitario, cioè servizi che hanno a che fare con sociale e con sanità, oppure se, a prescindere da quello che si venga prodotto, la socialità è determinata dalla circostanza che si offrono opportunità lavorative a soggetti che altrimenti non avrebbero la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro. Questo, per definizione, è una di quelle esperienze che realizza, diciamo, l'obiettivo
del miglioramento, della cura del capitale sociale, ma anche in tutti gli altri settori applicativi. Questo gioco, questo ruolo viene giocato in maniera straordinaria e straordinariamente importante dalla cooperazione. C'è un problema, che la tensione morale emotiva di affidamento, come ho fatto, all'investimento affettivo rispetto alle attese della cooperazione, alla lunga possono rimanere un po' dissipate, possono rimanere un po' sfilacciate. E allora, quando c'è il crollo motivazionale, c'è il crollo proprio ontologico della ragione d'essere della cooperazione. Noi dobbiamo stabilire tutti insieme che essere cooperatore significa non deresponsabilizzarsi nel numero dei partecipanti, ma moltiplicare, in ragione del fatto che ci sono tanti partecipanti, le risorse messe a disposizione, gli entusiasmi messi a disposizione. Altrimenti avverrà che nella cooperazione sociale tipo B, cioè quella che esiste per l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, non ci sarà nessuna differenza tra un'impresa di questo tipo e un'impresa patronale, perché i soci lavoratori tenderanno a stare sotto parola, tanto l'intento, ci basta che viene garantita, diciamo, la liquidazione delle spettanze al momento della maturazione delle spettanze stesse. E nella cooperazione sociale sarà un'impresa che non farà grandissima differenza rispetto ad altre imprese di profitto che ben potrebbero impegnarsi nell'erogazione dei servizi sociosanitari, ancorché decidessero di farlo in forma di cooperativa di profitto, ma con un elevato senso di responsabilità sociale, cioè contenendo molto l'utile d'impresa e garantendo invece la qualità dei servizi e il raggiungimento dei risultati in termini sia di efficacia che di efficienza. Ecco, la cooperazione ha maggior ragione quando è applicata al sistema sociosanitario, quindi ha maggior ragione la cooperazione, diciamo, ma la cooperazione in generale è qualche cosa di più. È un'opportunità come scelta di partecipazione diretta ai processi decisionali di un'impresa, è un'opportunità concreta per chi dovesse scegliere di svolgere un tipo di lavoro, questa scelta di diritto societario, perché male che debba andare, almeno uno ci prova, 4, 5 amici, 10 amici decidono di riunire le forze e danno vita ad un'impresa che in qualche maniera corrisponda al proprio immaginario di opportunità occupazionale, lavorativa e produttiva. Io mi fermerei qua perché credo di aver già imbrigato assai, e poi devo lasciare la parola al collega per fare due ore. Io non posso alzarmi, mi dà fastidio, allora facciamo così. No, dicevo, intanto grazie, io voglio ringraziare chi ha organizzato questo festival e che ci ha dato l'opportunità di incontrarvi, mi metto di là così è più facile. Noi della cooperazione, come avete visto, poi ci facciamo da soli, perché Piero è stato fantastico, è stato bravo, mi ha sostanzialmente elencato in sintesi, cioè decidi perché dura molto di più, ma insomma vi ha elencato quei principi. Io personalmente duro molto meno. E quindi sostanzialmente facciamo così, io questa parte la salto, già lo guardavo tutti in modo terribilmente. No, io devo ringraziare anche Piero, perché Piero Rossi è davvero molto bravo e professionalmente straordinario quando vuol dire punta i paletti di che cos'è una cooperativa, di che cos'è la cooperazione, soprattutto sotto il profilo dei valori, no? Lui ha sostanzialmente gli ha raccontato dei valori. Io faccio un passo poco più avanti, faccio una sorta di gioco con voi, no? E parto dalla comunità, da quello che siete, dal gruppo, dalle persone, da tutti voi. Allora la domanda è: se noi fossimo, così come siamo in questo momento, una comunità, ma la cooperazione può essere utile? Lo strumento cooperativo, sì, in questa stanza può essere utile? Sì, perché? Perché se uno parla, visto, non sotto il profilo del disturbo. Cioè riduci il disturbo per costituire una cooperativa o aumenti il disturbo? Riduci. Sì, potrebbe essere questo, ma potrebbe anche essere un'altra cosa, forse anche più interessante, no? Se ci pensate un attimo, che cos'è, ho detto Piero, no? Questo capitale sociale, le forze, l'intelletto, la volontà, la voglia, il fare,
Piero ha fatto l'elenco di tutti i sistemi cooperativi, ci metterei un altro, un pezzettino che, a cui tengo molto, che è il settore teatrale. Voi sapete che i teatri pugliesi sono tutti delle strutture, il 98% sono tutte cooperative. Ci sarà un motivo, evidentemente, perché c'è stato questo gruppo di persone che ha iniziato un percorso, pur non avendo grandi disponibilità finanziarie, ha detto: beh, iniziamo, proviamo a fare un ragionamento. E oggi i teatri più importanti, i gruppi di teatri più importanti, sono di fatto delle cooperative. Certo, ci vuole qualche anno. Torniamo al nostro gruppo. Di fatto, cosa siamo? Un gruppo di persone che in questo momento fanno gli studenti. Niente di più, niente di meno. Ognuno di voi ha un telefono, qualche volta due, un iPad, qualche volta due, e in tutti questi strumenti, per farli funzionare, per esempio, ci sono delle SIM di gestione di proprietà di un'impresa, che ha un costo. Quindi ognuno di noi ad uno va allo sportello della società e compra la SIM. Offerte straordinarie, eccetera, ma sono loro a farci offerte. Adesso, se tutti noi decidessimo di fare una richiesta, uno per tutti va alla Treo, a Telecom, eccetera, e fa la richiesta per comprarsi la SIM, secondo voi ci fanno uno sconto maggiore? E se sì, perché allora non ci abbiamo pensato? Perché non lo si fa? Forse perché esiste una diseguaglianza anche in questo? Perché evidentemente ci hanno spinto a essere diversi? O perché io devo avere l'iPhone 12 e l'altro deve avere l'iPhone 4? Probabilmente questa è una motivazione, ma forse anche perché esiste una diseguaglianza sociale. Una diseguaglianza, come dire, che caratterizza questo paese. L'Italia è in crisi, anche perché è al quinto posto nella graduatoria delle diseguaglianze a livello OCSE, quindi non sto parlando a livello europeo, stiamo parlando di un paese che sta pagando caramente le diseguaglianze in tutti i settori. Uno lo stiamo vivendo in questi giorni, ahimè, no? Perché qualche anno fa noi, quando eravamo più giovani, vivevamo le esperienze di Anche Ricchi Piangono, che era una fiction argentina, se non sbaglio, e quindi noi dovevamo sapere che cosa accadeva nella puntata successiva. Adesso non c'era internet, per cui dovevamo aspettare per forza che venisse trasmessa. Oggi invece stiamo vivendo un'altra fiction, no? Una persona che evidentemente a terzo grado è stato, come si dice in termini, condannato. E però stiamo ancora discutendo se è vero o non è vero, no? Questa è una diseguaglianza. Immaginate se fossi stato io ad avere questo piccolo problema, probabilmente non ci staremmo ponendo in questo momento questo dato, dico io, per immagino un po' tutti. E questa è una vera diseguaglianza che porta a non aver fiducia, che porta evidentemente a guardare il paese da un punto di vista assolutamente diverso. E allora la cooperazione può essere utile? Se ci pensate un attimo, perché se fossimo sempre quella famosa comunità, probabilmente sfrutteremmo molto meglio le nostre voglie, il nostro valore, il disturbarsi. Lo faremmo forse in punta di piedi, lo faremmo in un modo assolutamente diverso. Una cosa del genere, non so se vi è capitata, è stata poi realizzata in un paesino della provincia di Lecce che si chiama Melpignano. Tutti conoscete forse per la Taranta, per la notte. Lì che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme i cittadini di Melpignano, 2400, sono i garanti, li abbiamo messi insieme e gli abbiamo fatto costituire una cooperativa, hanno deciso di costituire una cooperativa, li abbiamo qua accompagnati. È durata molto questa operazione, è durata quasi 2 anni, insomma, nel senso che poi bisogna parlare con tutti. Ma l'idea qual era? L'idea era quella di valorizzare la comunità e soprattutto difendere il bene comune. Il bene comune, sapete, è qualcosa di vasto, è qualcosa di importante, è qualcosa di straordinariamente importante. A iniziare dall'aria si può arrivare sostanzialmente al parco giochi o al giochino per i bambini. È un bene comune. C'era un'altra cosa che ci interessava, il bene comune sole. E così abbiamo pensato che
eliminando tutte le imprese, le grandi imprese che facevano quel tipo di mestiere, di mettere dei pannelli fotovoltaici sui tetti. Allora il cittadino, il proprietario dell'abitazione, metteva a disposizione, mette a disposizione il suo tetto, arriva la cooperativa che fa un investimento in quanto cooperativa, perché utilizza sostanzialmente il minimo del capitale sociale che ognuno di loro ha messo a disposizione della cooperativa, e fa l'investimento. Oggi ci sono 110 i tetti fotovoltaici realizzati. Il proprietario di quella casa, quindi il socio della cooperativa, non ci ha speso un centesimo, ma nel frattempo, come dire, non paga le bollette dell'Enel, insomma le bollette dell'energia elettrica. Ecco, questo è un sistema piccolino, se volete, che si sta pian pianino moltiplicando. In sintesi, la comunità che si organizza per quasi autodifendersi e soprattutto per essere, come dire, propositiva. A favore di che cosa? A favore di un paese, di un territorio, del, come dire, di una cultura che evidentemente abbiamo dimenticato. Fino all'altro ieri, voi non ci siete passati, chi ha la mia età c'è passato, no? Il concetto di Stato era un po' come la mammella della mucca, no? Era così un po'. Ricordo che c'era un senatore di Trani che alla Camera fece un intervento per dare il senso di quello che era lo Stato. Disse: bene, lo Stato è una mammella, sono le mammelle delle mucche che noi, come dire, pian pianino, no, tiriamo, perché sostanzialmente avevano bisogno del latte. Il latte sta per finire, ce l'hanno comunicato. Qualcuno dice che è finito, qualcun altro dice: ma attenzione, si stanno riempendo. Allora, il concetto è questo: voi siete, rappresentate quello che sarà. E a noi piacerebbe molto che quello che sarà non lo dobbiamo più impostare noi, perché abbiamo già dato e forse abbiamo anche sbagliato, ma quello che sarà deve essere messo nelle vostre mani, e deve essere messo nelle vostre mani attraverso degli strumenti che sono quelli che raccontava Pietro. Io sottolineerei l'innovazione. L'innovazione non è una cosa difficile, l'innovazione è mettere voi nelle condizioni di fare. Per me qualsiasi elemento, come dire, costruttivo del fare è innovativo. E se quell'innovazione la si mette insieme diventa comunità innovativa. E se quella comunità dovesse, come dire, caratterizzarsi anche attraverso strumenti di aggregazione, beh, diventa un'impresa di comunità innovativa. E lì che vogliamo arrivare. Anche il movimento cooperativo, l'ho detto, vero, l'ho sottolineato, al di là dell'AGI, di questa organizzazione tra le tre organizzazioni più importanti, cioè, ma al di là di quello, anche il movimento cooperativo deve cambiare, deve cominciare a uscire fuori dai parametri che è stato fino a ieri. Noi dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo sostanzialmente aiutare a rinnovarsi e soprattutto a dare gli spazi che sono utili per crescere, la crescita. Tutti parlano di un elemento crescita in questo paese. Si cresce se non ci sono diseguaglianze. Voi sapete bene che cosa sta accadendo, no? Che cosa è accaduto negli ultimi 30 anni in questo paese. Sono aumentati il numero dei ricchi e aumentati vertiginosamente il numero dei poveri. Quello che c'era in mezzo, che si chiamava ceto medio, praticamente non esiste più. Ecco, questa è una grande diseguaglianza di questo paese. Io non elenco le responsabilità, non sta a me dire chi è responsabile di tutto questo, ma evidentemente la responsabilità ce l'ha la comunità, che non guarda a se stessa, non guarda rispetto a quello che siamo. Una comunità scolastica dovrebbe sostanzialmente essere proprietaria del posto dove vive maggiormente, perché chi è studente generalmente sta più a scuola che non a casa, perché a casa ci sta circa 2 ore al giorno, il tempo di arrivare, fare qualcosa e poi uscire. Quindi ci sono 2 posti fondamentali, la piazza, o un tempo della piazza oggi, un'altra cosa, è la scuola. Ecco, la scuola diventa l'elemento straordinariamente importante. Ecco, dovremmo, come
cominciare a pensare di dare più forza anche a queste strutture e partire da lì per costruire un futuro. Le cooperative possono essere una, non sono l'elemento assolutamente necessario, è uno strumento. In questi giorni qualcuno, ho letto qualcosa ultimamente anche sui giornali, qualcuno dice che può essere lo strumento del domani. Chiudo, perché non voglio dire, immaginando che cosa potrebbe accadere per esempio nella Fiat. Marchionne l'avete sentito, no? Poi stranamente in Italia si parla di quel tipo di esperienza, non si parla mai di esperienze diverse. Luxottica ci ha provato qualche tempo fa, anche Della Valle ci ha provato in termini diversi. Cosa ha fatto sostanzialmente? Ha dato forza e ha dato, come dire, anche ruolo ai propri dipendenti, perché quelli sono dipendenti. Immaginate per un attimo se in quella struttura, oltre a dare ruolo, quindi l'importanza alla persona, la centralità della persona, avessero dato anche l'opportunità di gestire una parte del sistema economico di quell'impresa, del capitale di quell'impresa. La collaborazione tra, come dire, la persona che diventa parte attiva, non soltanto dipendente così come ci hanno insegnato, ma parte attiva di quell'impresa. Vedete, sta lì evidentemente la differenza. Le crisi che stiamo vivendo, anche in questa regione, ahimè, ecco, forse sarebbe un'altra cosa se ci fosse stata questa esperienza. Immaginate i lavoratori dell'OM proprietari di quell'azienda. Ce ne sono, anche in Puglia ci sono delle ottime aziende che sono nate in questo modo. Ogni lavoratore è proprietario di una quota di capitale sociale della propria azienda. Quelle aziende sono le aziende che oggi, sì, stanno vivendo la crisi, ma non hanno chiuso. Non hanno chiuso i cancelli, non sono scappati via il 15 di agosto e il 16 e qualcuno ha trovato i cancelli chiusi. Stanno lì, stanno, come dire, vivendo dei momenti difficili, questo sì, ma stanno lì. Stanno lì e stanno pensando di crescere, stanno guardando al futuro, non si stanno guardando indietro, non stanno, come dire, pensando perché è accaduto tutto questo, ma stanno realizzando e progettando il futuro, un progetto per il domani. Perché? Perché lì c'è la persona, c'è la centralità su ogni cosa, qualsiasi cosa venga, come dire, impostato in quell'impresa, si parte dalla persona, non dal denaro, dal concetto di denaro. Il turbocapitalismo, così viene definito, ci ha massacrati sotto questo punto di vista. Allora, così come ho iniziato, chiudo, la cooperazione può essere utile? Beh, dal nostro punto di vista sì, perché dà ruolo alle persone, dà ruolo appunto alla centralità della persona. Il capitale sociale sostanzialmente è questo, poi alla fine, perché il concetto di capitale sociale sta lì, perché io posso fare ogni tipo di ragionamento, ma se non do il ruolo e quindi la centralità alla persona che partecipa a quell'attività, a quell'impresa, dal nostro punto di vista tutti i nostri sforzi sarebbero inutili. Io vi chiedo scusa se l'ho fatto a lungo, ma vi ringrazio. Sono delle domande, proseguiamo, di qualunque tipo, non pensiate di essere, diciamo, come posso dire, necessariamente pertinenti. Una riflessione a margine, ci innescate per riparare. Lo so che detta così sembra una minaccia, se voi parlate per riprendiamo, però possiamo trattenerci ancora qualche minuto se ci sono degli chiarimenti. Posso farla io una domanda? Chi di voi conosce una cooperativa? Chi ha mai avuto a che fare con una cooperativa? Chi è mai entrato in una cooperativa? Nessuno, non è possibile. Nessuno mai è entrato nella COP. Qualcuno è entrato nella COP, giù. Qualcuno è entrato nel CONAZ. E qualcun altro avrà usato latte granarolo qualche volta. E qualcuno è entrato mai in una cassa nella PCC?
Vedete, fondamentalmente quello che vi voglio dire con questa battuta, voi la cooperazione la state vivendo da tempo. E il nostro problema, il mio e quello di Piero, che probabilmente non gliel'abbiamo mai raccontato, ma voi, come dire, questa esperienza la state vivendo, perché per fortuna le imprese cooperative non sono quelle che immagino qualche amministratore pugliese. Sostanzialmente le cooperative per qualcuno sono soltanto quel gruppo di persone che si sforzano di fare quelle cose, sai, puliscono le scale, eccetera. No, no, guardate, credetemi, la cooperazione è una cosa molto più complessa. Oggi il gruppo cooperativo è l'unico gruppo che continua ad assumere in Italia. Il sistema cooperativo è l'unico sistema che continua ad assumere in Italia. Il sistema cooperativo è la parte più importante nel sistema della promozione progettuale del futuro. È quella parte di imprenditoria che sta guardando al futuro in modo assolutamente diverso, non pensando di chiudere e scapparsene, ma come dire, immaginare di fare altri progetti. Un modo che un altro per dirvi che comunque voi vivete già il sistema cooperativo e che quindi probabilmente dovremmo essere più bravi noi a raccontarlo. Per esempio, da questo punto di vista, non so se ci avete fatto mai mente locale, ma le BCC che nascevano come casse rurali, chissà quanti tra voi hanno pure un avo, un bisnonno che ha dato vita, perché le BCC nascono quando erano casse rurali, ma poi in realtà la BCC è senza soluzione di continuità, si è evoluta con la denominazione così, ma sono le casse rurali, nasceva dal fatto che alcuni agricoltori che magari avevano già fatto l'esperienza cooperativa in campo agricolo decidono di dotarsi dei mezzi finanziari dando vita ad una propria banca. Erano tempi in cui la bancabilità di un progetto non era pericolosa come oggi, che tu, a meno che non c'hai tutto quello che ti serve, per cui non si capisce per quale caspita di motivo dovresti andare a chiedere in banca, se non c'hai tutto quello che ti serve per la bancabilità della tua pratica, i soldi non ce li danno, non te li danno. Quello era un periodo in cui la disponibilità economica era sufficiente per andare presso qualunque banca. Ecco, a proposito del rapporto tra cooperazione e capitale sociale, quindi innalzamento anche dei livelli di benessere, della propria coesione sociale, in una comunità c'erano degli agricoltori che decidevano di essere artefici del proprio futuro, versando ciascuno qualcosa in quello che oggi definiremo un vero e proprio azionariato popolare, cioè quanti più erano tanto meglio era, perché la quota era anche più bassa. Davano vita ad una banca che era la propria banca, che metteva al centro dell'attenzione del mondo finanziario le esigenze di un agricoltore. Quali sono le esigenze di un agricoltore? Quelle di avere disponibilità economica spalmata durante l'anno, laddove invece succede che, a meno che non ci siano sistemi di coltura come si conoscono oggi, la campagna, come si diceva, la campagna produttiva per un certo tipo di prodotto era un periodo di stasi del terreno, di riposo del terreno, poi un periodo di semina, poi un periodo di raccolta, ma questo doveva essere spalmato su una disponibilità economica che facesse riferimento a tutto l'anno, perché magari c'erano dei costi fissi che non erano soltanto i lavoranti stagionali, ma erano altre cose che servivano per far andare avanti l'azienda agricola. E questo era il tentativo assolutamente ben riuscito, dato che le BCC, insomma, poi hanno dato vita ad un elemento federativo più importante che li crea. È una di quelle occasioni in cui, quando una comunità si dota di una banca, vuol dire che è molto matura. Quando una comunità si dota di un sistema di energia alternativa, come l'esperienza di Melpignano, vuol dire che è immatura, vuol dire che è matura anche rispetto alla propria consapevolezza di sé. Adesso stiamo tornando su queste esperienze di fondazione di comunità, ci sono dei bellissimi progetti in essere, qualcuno avrà seguito anche alcune esperienze su qualche rotocalco televisivo. In Germania ci sono delle organizzazioni, intere città molto più grandi di Melpignano, che sono riusciti, come si dice, uno scambio sul posto, non soltanto a azzerare i propri costi, ma addirittura a rendere redditiva la distribuzione di energia elettrica, perché sono loro stessi produttori di energia. Insomma, se per questo in America tutta l'energia nucleare, il 70% di energia nucleare è gestito da sistemi cooperativi. Ma lì il concetto è un po' diverso, è un paese un po' più grande, diciamo, delle scale diverse. Però posso chiedere se c'è, credo di sì, no? Dei docenti, dei professori, delle professore. Mi chiedo una cosa che non ho mai capito, perché io mi ricordo che ero studente tempo fa, ci avevo provato, che allora c'erano i rappresentanti di istituto, immagino, non so se esistono ancora.
Penso di sì. Noi ci abbiamo provato a fare il gruppo d'acquisto sui libri di testo. Io provengo da un'altra provincia, però ci abbiamo provato. La domanda è questa, ma si potrebbe immaginare un'esperienza di questo tipo, secondo il vostro punto di vista? Cioè, all'interno di un istituto scolastico si potrebbe fare il gruppo d'acquisto? Cioè, il concetto è sempre lo stesso, aggregare la richiesta per avere una maggiore offerta, cioè una offerta più interessante, no? Io adesso non so se sto per dire, se lo sto facendo fermare, però voglio dire, sarebbe molto interessante, no, se un progetto di questo tipo, poi non costerebbe granché, cioè se le quarte di un istituto o le quinte di un istituto, di un liceo, dovessero decidere di mettersi insieme e comunicare alle case macchia, libraio, alla libreria, che invece di 4 testi di storia gliene servono 40, probabilmente sarebbe interessante anche come esperienza all'interno della stessa scuola. Ecco, io chiederei dopo questa ora di rottura, ecco, chiederei se questo concetto può essere valido, ecco, se possa essere proposto, perché a lì me lo proporremmo anche noi, vedere un po' di, perché poi in fondo se invece di 400 euro per i libri, poi immagino siamo qualcosa in meno, ma se invece di 400 euro spendessimo 380, in fondo non fa male, insomma. Per esempio, con i vocabolari, ho visto che c'è tutta questa carenza di vocabolari, sui vocabolari si potrebbe fare un gruppo d'acquisto, mi permetto di però ecco, vorrei, se fosse possibile, avere un parere, non so se andrebbe incluso il mercatino dei libri usati, poi penso, per quanto riguarda il discorso, perché loro comunque ragazzi, insomma, si muovono molto, perché sono già proprio in questo senso. Questo, quindi potrebbe poi, essere una il discorso legato a questa critica, è qualche cosa che si fa per esempio all'interno delle classi quando ci sono dei testi di narrativa, per esempio, da acquistare. Allora in quel caso si contatta la casa editrice e piuttosto che leggere i numeri, vengono presi, chiaro che poi si riduce anche il costo. Quindi lei mi sta dicendo che comunque è un'esperienza che di fatto vivono, insomma. Sì, all'interno della classe, non da varie classi, ma all'interno di una classe magari è possibile, sì. Ma so che si già, insomma, si è fatto. Beh, insomma, già un bel passo in avanti, cioè nel senso che secondo il nostro punto di vista poi partono così i progetti. Guardate, io adesso non ho molto tempo, però ci sono una miriade di progetti, cioè noi siamo bella copia che noi stiamo presentando in tutte le scuole di Lecce, ma perché lì abbiamo avuto il dirigente scolastico che ci ha, come dire, aiutato ci ha dato la disponibilità a fare questa cosa, lo potremmo fare ovunque, insomma. Ecco, questa è un'esperienza che ci sta portando a queste piccole esperienze di produttività, poi fondamentalmente delle sue produttive, cioè non so se qualcuno dovesse passare da Lecce un giorno, c'è un posto che si chiama Officina Cantelmo, dove praticamente è un posto di aggregazione per ragazzi, ecco, quel posto di fatto è diventato una opportunità per cominciare a fare, non soltanto a immaginare, ma a fare, perché lì si può fare tranquillamente, si può partecipare al gruppo d'acquisto diventando soci, oppure non diventando, è più interessante, diventando soci, che poi costa 30 euro diventare soci, ma si hanno una serie di opportunità, una serie di, come dire, di condizioni rispetto a una serie di servizi. Ecco, questo è un modo, e a noi piacerebbe molto, ma insomma questo so che insieme ai colleghi di Confluridice abbiamo provato, insomma, qualche volta a presentare ai dirigenti scolastici, certo non possiamo andare a rompere le scatole delle classi per classe perché sennò veramente ci uccidono, ma insomma abbiamo provato a fare questo. Ecco, noi crediamo molto in queste esperienze perché poi sono le esperienze che ti portano a toccare con mano quello che probabilmente attraverso il sistema cooperativo, attraverso la cooperativa si può concretizzare successivamente. No, ma anche nell'esperienza del mercatino dei libri, no? Allora, ma si tratta di intendersi, in realtà i gruppi di acquisto non sono altro che cooperazione di acquisto, per cui
le cooperative di vendita non sono altro che dei gruppi di vendita, insomma, per omologia. Mi ricordo sempre di un film molto carino, che riguarda, adesso non mi ricordo come si, io sono sempre un disastro nelle citazioni, che riguarda praticamente la presunta figura di Napoleone che viene rinchiuso in un manicomio perché appunto diceva di essere Napoleone, ma in realtà la storia lascia intendere quello di Napoleone veramente. Questo evade e entra in contatto con praticamente i venditori ambulanti di ortofrutta, diciamo così, e li organizza come avrebbe fatto Napoleone e li fa diventare una potenza straordinaria. Allora io penso che anche l'esperienza come palestra, diciamo, della vendita dei libri usati potrebbe diventare un'occasione di cooperazione tra ragazzi che decidono anche di controllare il prezzo, di non farsi una concorrenza spietata, di distribuirsi in maniera intelligente sul territorio. Ecco, intendo dire che se questa è una cosa che si fa, prendo atto che si fa, vuol dire che voi state già testando un'esperienza di cooperazione che diventa una palestra in cui il rapporto diretto tra l'impegno di mettersi insieme e il risultato raggiunto è talmente evidente, talmente concreto, che se, a proposito di coesione sociale, che se per caso dovesse infondere quella fiducia in tentativi successivi, può essere paradigmatico per essere preso e traslato in altri settori produttivi, in altre opportunità, in altre occasioni. Insomma, noi, non dico quotidianamente, ma come centrali cooperative diamo molte volte vita ad imprese cooperative, siamo tra virgolette comandati a farlo e qualche volta anche sostenuti finanziariamente per farlo. Quello che riscontriamo ogni volta è che evidentemente non può essere il prodotto questa formazione di una scelta qua. Noi abbiamo fallito tutte le volte che abbiamo messo insieme un gruppo classe e abbiamo detto: beh ragazzi, adesso sapete che c'è, vi insegniamo come si fa cooperazione e finito il progetto voi farete una cooperativa. Quelle poche volte che ci è riuscito è perché il finanziatore ci ha aiutati a sostenere l'impresa anche immediatamente dopo l'attività formativa, una sorta di temporary management, nel senso che c'erano dei tecnici che la affiancavano e li instradavano ben oltre l'attività formativa, quindi una sorta di avviamento dell'attività produttiva. Ma quando capita che 4-5 persone, 10 persone già si conoscono, già hanno un senso di affidamento nell'ottica della reciprocità, nel senso che fino a prova contraria non sono mai stati traditi nella fiducia che hanno conferito ad altri, ne hanno ricevuta altrettante e soprattutto hanno avuto riscontri positivi. E quella è l'occasione in cui probabilmente si può evolvere l'esperienza in esperienza produttiva e imprenditoriale. Non è sempre detto che sia, lo dico in maniera molto laica e disincantata, non è sempre detto che sia la scelta produttiva giusta. Dico soltanto che in un contesto nel quale la sfiducia, questo non in senso di affidamento come da capitale sociale, ma la fiducia nel senso molto astratto, fiducia nel futuro, fiducia in senso molto lato, viene a mancare perché le generazioni precedenti si sono mangiate tutto, c'è rimasto poco, c'è poca ciccia, almeno abbiamo rimosso tutti i paraventi che ci fanno dare di morale. Il tentativo di un'impresa per cooperazione, la costituzione di una cooperazione particolarmente contenuta, adesso ci sono anche delle iniziative di sostegno alle SRL, ci sono delle iniziative di sostegno e di accompagnamento alle cosiddette società innovative, in parte anche accennato il Presidente Rollo. Tutte queste opportunità sono delle opportunità che ci rimuovono l'ostacolo davanti che ci induce ad avere l'alibi morale, se no è tutto per tutto, c'è niente, ci sono delle opportunità. Certo, sì, ha risposto in parte, nel senso che io mi chiedevo, in funzione della vostra esperienza lavorativa, che immagino sarà decennale in questo campo, e al di là di quella che può essere il fatto che avete provato a creare dei gruppi di classe, comunque delle cooperative con giovani, ragazzi giovani, quindi appena usciti da quello che può essere il percorso scolastico, a distanza di tempo, in funzione della vostra esperienza, qual è la ragione per la quale a volte l'esperienza della cooperativa viene meno? Perché magari a livello territoriale, per quanto ci riguarda, quindi dintorni, ci possono essere delle situazioni di cooperazione
dove non dico che sono venuti meno, ma sono stati, c'è stata una struttura nella gestione, cioè si sono trasformate da cooperative, sono nate come cooperative e poi gestite come aziende private dove magari comandavano pochi. E purtroppo molte volte quando vengono effettuate le cooperative di settore, soprattutto in ambito dell'agricoltura, molti si aggregano perché hanno un interesse comune in quanto produttori e quindi vogliono fermare il prezzo, che possa essere dell'uva, della ciliegia, piuttosto che, non so, del latte, guardando poi i produttori in zona. Però forse molte volte per retaggi culturali o per la mancanza di conoscenze nell'ambito magari amministrativo, ciascuno si ferma ai prodotti del proprio, cioè l'importante è che tutelo il mio prezzo, mi pagano e va bene così, senza più entrare nel merito di come questa cooperativa viene gestita in fondo. E per capire se anno dopo anno, in realtà, quella gestione crea un valore aggiunto, nel senso che mi tutela e non magari mi discrimina. E poi se mi aggrego in cooperativa e ho come unico mio cliente la cooperativa dove compresso il prodotto, se la cooperativa viene meno, io mi sono bruciato il mercato, perché poi mi torno ad andare a cercare altri clienti. Quindi mi chiedevo, in funzione della vostra esperienza, a distanza di tempo, qual è giusto per lavorare su questi punti critici? Perché magari molte volte ci può essere la buona volontà, la buona idea, oggettivamente una persona che senza lavoro dice ok, non ho nulla da perdere, ci provo. Però ecco, stata facendo, poi ci vengono fatti quell'errore a copia e incolla sul quale bisognerebbe lavorare e sono quelle criticità di fondo. Posso dire una cosa? Sì, io, guardi, poi non so se viene voluto. Racconto una storia, guardate, non è una storia, è una cosa che si usa in economia, quindi probabilmente vi è anche passato. L'esempio dei prigionieri. Se non lo sapete ve lo racconto velocemente. Due signori fanno un reato e vengono arrestati. Che cosa accade? Ci si ritrova da una situazione di questo tipo, no? Se i due signori interrogati in due stanze diverse praticamente non dicono nulla, non ci sono le prove e vanno via. Oppure può succedere che i due signori interrogati in due stanze diverse, uno, perché pensa che l'altro parlerà, racconta e così l'altro, e si fanno 5 anni di galera. Ecco, la differenza sta proprio lì, no? Se fossero, come dire, se ci fossero nel contesto di una cooperativa, nel sistema, nella logica cooperativa, probabilmente non racconterebbero perché hanno fiducia uno dell'altro, perché prima di essere arrestati si gioca, non si parla, e quindi avrebbero fiducia. Evidentemente la fiducia non gli consente di comportarsi come gli converrebbe, e quindi la sfiducia crea sostanzialmente l'elemento ti fai la galera. È un po' questa la storia. In che senso? Allora, se te trovi il gruppo dove c'è la fiducia e quindi ci si parla, e culturalmente, noi che siamo meridionali, culturalmente siamo spostati più verso quelli che se la raccontano, no? Cioè nel senso che si addebitano le responsabilità. Però pian pianino stiamo crescendo, nel senso che ci sono gruppi che evidentemente partono da un concetto di fiducia e stanno crescendo. Io posso raccontare, qua vicino c'è un'esperienza in agricoltura che è nata 5 anni fa nell'uva da tavola, sono nati pian pianino, oggi sono uno dei gruppi più importanti di commercializzazione di uva da tavola nel mondo. Dopo credo che siano 6 anni quest'anno che l'ospitata di Bari. Cioè sostanzialmente, come dire, lì abbiamo avuto la fortuna di far crescere un gruppo che tra di loro ha avuto fiducia. Poi è anche vero un'altra cosa, la storia non è decennale, a me ahimè è ventennale, che questo mi preoccupa, anche qualcosa di più. Insomma, ecco, la storia ci ha insegnato che ci sono state anche dei mascalzoni che hanno utilizzato la cooperazione in termini non esattamente legali. Molto spesso le cooperative vengono costituite perché il tizio che ci ha pensato dice: io attraverso la cooperativa non pago. Adesso io vedo il mio amico delle cooperative sociali in quel settore dove peraltro le cooperative sociali sono straordinariamente importanti per il nostro territorio, perché se non ci fossero, e credetemi, questa storia dell'aumento dell'IVA dal 4 al 10, io spero che non accada, perché davvero sennò questa è una regione che pagherà caramente quella decisione del governo. Ma vedete questo, ecco, quelle cooperative, cioè, quali sono le cooperative sociali che stanno crescendo? Stanno crescendo le cooperative dove il nucleo delle persone, che evidentemente ha dato la propria disponibilità a favore del territorio e quindi anche dei servizi, stanno lì perché si fidano, perché hanno un rapporto di fiducia tra di loro.
Le cooperative che saltano, che fanno boom, che fanno i buchi, sono generalmente rappresentati da gruppi di persone che tra di loro evidentemente avevano, come dire, un concetto di aggregazione assolutamente diverso. Era un po' come i prigionieri remoti. Sono arrivati in quella stanza, ma ognuno guardava l'altro con no, perché non c'è un percorso, come dire, che li ha fatti crescere insieme. Allora, per tornare alla possibilità di parlarne, eccetera, di che cosa dobbiamo parlare? Beh, l'abbiamo detto prima, le disuguaglianze devono sparire, perché più diseguaglianze c'è, meno fiducia c'è, per capirci, perché è chiaro che e sta lì la differenza, perché la disuguaglianza non è soltanto, l'ha detto bene chi ci ha preceduto, la disuguaglianza non è soltanto la disuguaglianza economica, ma la disuguaglianza sta ovunque. Voi immaginate la disuguaglianza degli albi professionali, no? Cioè, uno si laurea, però fino a quando non entra in quel meccanismo, quello che ha fatto non serve, eh? Cioè, immaginate gli avvocati, no? Noi andiamo dal miglior avvocato non perché è il migliore, ma perché qualcuno ce l'ha raccontato. C'è un sistema di disuguaglianza in questo paese straordinariamente notevole, forte, che non ci mette nelle condizioni di risolvere questo. Però, ecco, noi ci stiamo lavorando, diceva Piero prima, noi tutte le mattine facciamo lo stesso mestiere, nel senso che proviamo a promuovere un contesto, una opportunità e soprattutto una logica, è quello che dicevo prima, cioè il mettere al centro di ogni situazione, di ogni, come dire, esistenza imprenditoriale la persona. Solo così riusciremo a fare un passo in avanti. Tutti i servizi di prossimità nella sanità, se non fosse così, non si realizzerebbero, perché se io... A me è capitato, ma credo che sia capitato a tutti i miei colleghi, che abbiamo fatto delle riunioni molte volte anche lunghe. Poi alla fine di 4 ore, quando tu pensavi di aver risolto i problemi, di aver messo insieme, c'è sempre quello l'ultimo, no, che sta in fondo a Zanocci. Scusi, dica, ci mamma, quanto mi date al mese? Ecco lì, praticamente uno prende le carte e dice, bene, siamo stati lì 4 ore, cioè, perché non è una questione io ti assumo. No, io partecipo insieme a te a qualcosa che si può costruire. Per fare questo, così diciamo anche la parte buona, per fortuna ci sono degli strumenti finanziari interni al movimento cooperativo che possono aiutare. Il primo passo, come dire, lo si fa insieme. Poi ci sono tutti gli strumenti, quelli che ci raccontano, per esempio i prossimi fondi strutturali, che sono quelli che poi voi dovreste toccare con mano, cioè, mica noi, perché saranno dal 2015 in poi, insomma, ecco, molti di voi probabilmente li toccherà con mano, e sarebbe utile, ne approfitto, che un'ora stavolta a scuola se ne parlasse di questi strumenti, perché, voglio dire, ne avete già fatto? C'era una scuola vicina. Se ne parlasse, cioè io lo farei un giorno dedicato ai fondi strutturali 2015-20, perché attenzione, siete voi, sono loro che toccheranno con mano quegli strumenti. Allora perché non parlarne prima? Perché se lo decido io lo decido con quello che so io, è un'altra storia. Allora che cosa accade? Quando si dice non abbiamo speso tutti i fondi strutturali, molto spesso sapete perché? Perché è stato pensato in un tempo e quando sono arrivati i fondi è evidente che è difficile spenderli perché è ormai sorpassato. Allora, un profilo di questo tipo sarebbe interessante, cioè l'ora nella scuola a parlare anche di questo non è perdita di tempo, credetemi, è utile per il futuro di ognuno, perché quantomeno hanno un concetto di quello che sta accadendo. E forse, perché no, se arriva Carmelo Rollo a raccontarvi che ci sarà questo strumento, qualcuno si può alzare e dice, ma tu non hai niente. Perché questo strumento non serve assolutamente niente. Sapete quante volte ci è capitato? Però noi abbiamo detto finti di non capire se andare avanti, insomma. Il fatto è che i soldi non li abbiamo spesi. Questo è l'altro elemento essenziale di questo strano paese. Strano paese. Se voi andate in Norvegia, sono molte le ore nelle scuole che dedicano praticamente agli strumenti innovativi del futuro, perché se li devo gestire io, credetemi, siamo un'altra parte, io non so nemmeno dove iniziare.
Quindi è lì che bisogna andare per arrivare a fare le cooperative. Quando fate colore di formazione, ragazzi, fatelo accompagnati dai genitori, perché credo che purtroppo gran parte delle nozioni che vengono date ai giovani vengono poi smontate nell'ambiente familiare, per cultura, per retaggio, per... Vabbè, ma intanto hanno insegnato, come posso dire, ha preso, diciamo, gli elementi per sviluppare una coscienza critica, che sono anche quelli della morale. Quello però non è sufficiente. Vabbè, la testimonianza è un altro paio di... Sì, dico, la testimonianza è un altro paio di mani. Però io mi rendo conto che... Volevo essere, se posso, recuperare l'attenzione di... per ancora 5 minuti, partendo dalla fine in maniera molto veloce, l'esperienza ci ha insegnato dal punto di vista casistico e statistico, lo diceva anche Carmelo Rollo prima all'inizio del suo primo intervento, che le cooperative vere, autentiche, con un grande livello di partecipazione diretta sono quelle che hanno tenuto dal punto di vista economico. Le cooperative finte alla lunga demordono, cioè muoiono per presenza. Ma quelle finte vengono create per morire? Io ho anche esperienze, di cooperative nate secondo questa cattiva stella. Stanno ancora lì. Che poi sono state recuperate perché rilette in maniera più autentica, quindi ce n'è di tutto. Ho messo di dire che le esperienze più fallimentari sono quelle in cui mette insieme delle persone che hanno già preso tante di quelle mazzate nei denti, per cui è proprio difficile che recuperino un sentimento di fiducia nei confronti dell'altro, e quindi scattano dei meccanismi e degli scenari che sono esattamente identici, la classica profezia che si autoavvera, rispetto a quello che ha creato la emarginazione di alcune persone, che nel frattempo può essere capitata anche con sotto il profilo dell'autoemarginazione. Ma per complicarci la vita, vorrei anche dire che anche nel mondo agricolo non è affatto detto che quelle cointeressenze materiali di cui parlava lei ci mettano al riparo dalla lealtà, dalla slealtà, perché ci stanno un sacco di conferitori che, anziché essere realmente propensi a stabilire che quella massa critica cui loro danno il proprio contributo consente l'autoregolamentazione, la presenza nei mercati, di nascosto vanno a conferire a chi gli capita, quando gli capita, sostanzialmente indebolendo anche se stessi. Per questi motivi ci sono dei dissuasori, c'è la legge, ci sono i regolamenti interni, le mele marce devono essere immediatamente isolate e può essere tutto ripristinato. Vi faccio un esempio: voi sapete che la cooperativa per definizione è un organismo aperto, cioè gli stessi meccanismi che da regolamento devono essere previsti per buttare fuori chi non se lo merita, devono prevedere pure a quali patti e condizioni qualcuno può entrare, ma detto al contrario. Cioè io ho diritto di entrare nella tua cooperativa, sei tu che mi devi spiegare quali sono le ragioni per cui non posso accedere. Tutto questo concetto ci dà la dimostrazione, a proposito di capitale sociale, che la cooperativa è uno strumento straordinario, formidabile, a patto che in effetti si celebrino al loro interno professioni di lealtà, fiducia, reciprocità. Soltanto così la cooperazione rende, e vi posso assicurare che io a Bari, Confcooperative Bar, 500 aderenti, Confcooperative Puglia, non lo dico perché sennò poi impallidisce il Presidente della Lega, perché diciamo non ci affittano proprio, tutti insieme intercettiamo il meglio della cooperazione regionale, ma ci attestiamo al 20% della cooperazione esistente. Questo non mi fa intendere che l'80% non ha fiducia di noi. 80% restante fuori, mi fa intendere che quell'80% forse non è abbastanza autentico da misurarsi in un sistema di autocontrollo come Lega delle Cooperative e Confco delle Cooperative garantiscono allo Stato, nel momento in cui sono anche sostituti di ispezione, perché noi garantiamo allo Stato che i nostri associati siano cooperatori veri. Beh, qualche riflessione su questo va fatta, vuol dire che una cooperazione seria esiste e funziona, e come. Bisogna soltanto, diciamo, intercettare dei reciproci interessi, degli omologhe visioni di vita imprenditoriale e anche di presenza dal punto di vista appunto della competenza di società rispetto al territorio su cui si insiste, dal punto di vista sociale, politico e anche economico imprenditoriale.